Com'è questa scuola aperta d'estate? Bella. Vi siete divertiti? Sì. Ecco, ma qual è stata l'attività che ti è piaciuta di più? Quella dei pianeti. Siamo a luglio, ma la porta della scuola, l'elementare di San Leo ad Arezzo, è aperta. Sono state due le settimane in cui le famiglie hanno potuto contare sull'apporto di insegnanti ed educatori, grazie al progetto voluto dal ministro Valditara di tenere appunto le scuole aperte d'estate, una sperimentazione che nell'Aretino si è concretizzata nell'istituto comprensivo Piero della Francesca. Per due settimane i bambini della primaria e i bambini della secondaria di primo grado possono ritornare a scuola per queste due settimane con una serie di attività che non sono didattica nel senso stretto, ma la didattica in qualche modo c'entra, ma battiamo soprattutto sull'aspetto creativo artistico e, come diceva la Montessori, l'intelligenza è anche quella delle mani e noi cerchiamo di svilupparla in queste due settimane. Mi piace tanto, sì, perché si fanno così tante attività che mi sono affezionato. E così, in una proficua collaborazione tra scuola e terzo settore, si dà una risposta in termini di educazione, socializzazione e didattica che non pesa nel bilancio delle famiglie. La partecipazione è volontaria e gratuita. Opinione personalissima, io credo che la scuola debba rimanere aperta fino a luglio con attività che impegnino il bambino ma che comunque lo scaricano dalle fatiche di un anno di apprendimenti, che sono i 9 mesi canonici della scuola. Qui il bambino ha due aspetti fondamentali: la socialità, impara a stare con gli altri. Qui ci sono bambini che vanno dai 6 anni agli 11 anni, così come nella scuola media dagli 11 anni ai 14 anni, quindi c'è un fattore di socialità, il confrontarsi con i pari. E poi c'è l'apprendimento, dicevo, l'intelligenza delle mani, che è trasversale, perché qui si è fatto sia matematica, si è fatto storia, si fa scienze e quant'altro, ma viene fatto in maniera ludica, attraverso il gioco si apprende tantissimo. E poi la lingua straniera, grazie all'Alpha British Center di Arezzo, con delle teacher straordinarie, fanno apprendere l'inglese in forma gioiosa ma significativa, e è poi quella che deve essere. What's happening? I don't study for much test. Calm down. Can I help you for studying? Yes. 2 plus 2 is 4. Ok. Yes! Thank you, Brian! Così come la cooperativa Spazio 3 è riuscita a coinvolgere 120 bambini, dei quali nessuno ha manifestato mai un briciolo di noia. Ci fanno fare un sacco di attività molto belle, infatti facciamo la caccia al tesoro, però peccato che duri 2 settimane. Dovrebbe durare di più. Per me è tanto.